Ciao a tutti e bentornati sul canale, nuovo video What I Eat in a Day. Sto alloggiando alla Petite Maison di Andrea e quindi ho deciso di farvi vedere cosa mangio in un giorno, quindi cosa sto mangiando. La colazione era inclusa nel pernottamento, quindi vi faccio vedere quello che ci ha portato e credo sia la colazione più buona e fantastica che abbia mai provato. Ci sono arrivati questi due caffè, due cappuccini, due succhi d'arancia, un bellissimo panettone variegato e tanti tanti altri dolci. In più anche la frutta. È stata una colazione buonissima. Il dolce era morbido e goloso, il cappuccino bello schiumoso e caldo, ovviamente era tutto veramente meraviglioso, servito in una maniera eccellente. Per pranzo invece ho deciso di fare delle pappardelle con carciofi e pancetta. Ho scaldato in una padella un po' di burro e un po' di cipolla, nella quale poi ci ho versato la pancetta a cubetti e infine i carciofi tagliati a pezzettini. Ho lasciato cuocere il tutto e ho sfumato con un po' di vino bianco. Ho buttato le pappardelle nell'acqua calda e ho unito il tutto insieme. Ho messo un po' di pane alla cucina e voilà, il mio pranzetto è pronto. Siccome avevo voglia di dolce, ma non avevo granché, ho tritato dei biscotti al cacao, ho fatto un mini cheesecake praticamente, però senza burro, senza colla di pesce, così al volo, proprio veloce. Ho messo questi biscotti tritati come base nella mia ciotola, ho unito un po' di mascarpone e zucchero e alla fine sopra al mascarpone ci ho messo delle fragole zuccherate e devo dirvi la verità, è perfettamente uguale al cheesecake, solo che è più veloce ed è buonissimo. Invece, vabbè, abbiamo iniziato da un aperitivo veloce con delle patatine San Carlo, queste sono allo zenzero, e abbiamo fatto appunto un piccolo cocktail con il cocktail San Pellegrino e il Fontana Fredda. Dopodiché ho scaldato dei toast sulla pentola e li ho farciti con Philadelphia, avocado, pomodorini, olive nere e infine un po' di semi di girasole. Una cena leggera e sana. Questo è quello che ho mangiato in un giorno, spero tanto che il video vi sia piaciuto. Ho fatto un post sul blog della Petite Maison, l'alloggio dove sono stata ad Andrea. Dateci un'occhiata perché sono stata benissimo e volevo parlarvene. Spero che il video comunque vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!